bravi. Allora, Roberta, filologa, lavora in CEI, insegna latino all'Urbaniana e gestisce la comunicazione, o si occupa di comunicazione per questa fondazione pontificia che si chiama Centesimus Annus, che fa proprio, lavora proprio sulla dottrina sociale della Chiesa su questi temi. Lo sguardo della Fondazione Pontificia è uno sguardo mondiale, per cui Roberta è anche molto preparata, perché deve collaborare necessariamente con loro. E io la ringrazio anche del suo impegno per noi nella comunicazione. Ci ha preparato una scaletta che io ho qui anche la paura di dover sbagliare, ma siamo ancora nei tempi. Quindi grazie di essere qui, a te la parola. Adesso li sbaglio io i tempi. Allora, dunque, va bene, no, abbiamo 7 minuti che saranno densissimi. E allora, Marco ci ha fatto un quadro generale del bilancio europeo e il tema a me affidato è quello della ricerca dello sviluppo. In quel bilancio abbiamo visto che l'11.6% del budget va proprio a questo. Questo momento è il momento che ci serve per capire quanto, in relazione a quello che diceva Rosy, cioè noi riusciamo ad avvicinarci a quello che a seguito del nostro investimento d'Europa, dall'Europa ci ritorna in termini di ricerca e di sviluppo. Certamente bisogna ricordare i programmi Marie Curie Actions, sono programmi che vivono da 20 anni, sono passati circa 100.000 ricercatori in programmi per lo più triennali, sono diversi tipi di action, ci sono le fellowships che potremmo ricordare. Quello che di questo bisogna dire è che evidentemente, come tutto quello che vale come fattore moltiplicatore in Europa, non c'è soltanto la possibilità per il ricercatore di fare una ricerca a livello medio-alto, questa è la fascia, ma è la possibilità di vivere e di avere una ridondanza a livello comunitario e anche mondiale. E quindi c'è sempre questo fattore moltiplicatore che è importante per noi, perché è un po' il concetto del fare le cose insieme. Quello che uno fa lo fa a vantaggio di tutti, no? Quello che però un po' mi preme anche da persona che lavora nella comunicazione è cercare di rendere visibile l'Europa. Com'è possibile renderla visibile se poi noi non viviamo praticamente questi progetti? Ci sono degli strumenti, c'è un gap linguistico sicuramente che ci riguarda in Europa, ma ci sono delle fonti che anche come giornalisti spesso noi non consideriamo e andiamo a prendere notizie impossibili, quando invece abbiamo una quantità di dati, di informazioni controllabili che ci permetterebbero di fare servizi, interviste, racconti di storie e raccontare il territorio. Allora io ho portato a voi ovviamente una banca dati che riguarda non soltanto Horizon 2020, che è un po' il programma dal 2014 al 2020 che si occupa proprio di investimento in termini di research e innovation. Vi ho portato però questa banca dati, voi la cercate su Google, si chiama Cordis Data Lab, Cordis genitivo di Core, bene? Allora cercate su Google e trovate e trovate questo. E allora qui c'è un tema, anche il tema dell'immagine. Voi potete visualizzare immediatamente qual è la composizione anche della presenza dell'Unione Europea nella vostra vita. Io mi sono molto divertita perché girando in questi, se noi esplodiamo la parte italiana ed entriamo ancora meglio in Italia, io ovviamente essendo pugliese sono andata a vedere che cosa c'è in Puglia, no? Per esempio io ho trovato un progetto portato avanti dall'Università di Foggia per l'isolamento e la detossificazione del glutine, è stato brevettato in tutta Europa. Sono cose immense che hanno una ricaduta nella vita di tutti, no? Quindi immaginate che quanto ne deriva da questo tipo di sforzo che nessuno conosce. Io pugliese non conoscevo questa professoressa dell'Università di Foggia che coordinava questo progetto. Questi progetti, che altro se saliamo verso Marco, se saliamo per favore verso l'Emilia Romagna, che altra caratteristica hanno? Che normalmente hanno un ente coordinatore del progetto, ma una quantità anche molto densa, se vogliamo, di partner. Allora andiamo vicino Ravenna. Io ovviamente ho dovuto selezionare tra una quantità infinita di progetti. Ampli ancora Ravenna, ampliamola ancora, andiamo a Lugo. Guarda, esplodi, clicca lì. Vediamo questo progetto Res Urbis. Lugo è all'interno di questo progetto, è un progetto, scendiamo ancora, noi vedremo
quanto è il contributo, quanto è il budget generale, no? Quanto è il contributo dell'Europa, vedrete che è praticamente quasi la globalità, da chi è coordinato? Dall'Università degli Studi La Sapienza. Scendete ancora e vedrete un po' tutte le specifiche di questo progetto. Cosa vuol dire per un giornalista? Vuol dire che io posso controllare tutto e chiedere conto di tutto, so quali sono i soggetti. Scendo ancora e trovo tutti i soggetti partner. Guardate quanti soggetti partner ci sono con l'importo dei finanziamenti accanto. Andiamo in Danimarca, in Portogallo, ancora in Portogallo c'è una società italiana, poi la Ca' Foscari, l'Università degli Studi di Verona. Cioè, questo è la collaborazione. La collaborazione è quello che ritorna in tutta l'Italia, no? Allora, questo è un progetto, che tipo di progetto è? È un progetto per la sostenibilità ambientale. L'ho voluto farlo proprio perché sapevo di dover parlare dopo Luigi. È un progetto per il bio-waste, fondamentalmente. Ancora, adesso non siamo riusciti a farlo probabilmente, però ci tenevo a farvi vedere un po' anche graficamente che cosa accade. Si aprono delle connessioni che ricordano molto anche un po' il nostro trademark, no? Cioè l'idea che ci siano delle sorgenti di colore che mettono insieme tutti questi soggetti, e questo è il valore del fare le cose insieme. Un altro progetto, se noi scendiamo a Siracusa, ma lo vediamo anche a Nicosia e raccoglie anche la regione toscana, è un altro progetto che riguarda lo Urban Waste, un'altra società che è Ambiente Italia. Bene, questo è un progetto che aiuta a rendere sostenibili le città a forte impatto turistico. E quindi tu che cosa fai? Cerchi e ti rendi conto che c'è un'app che permette ai turisti in quelle città, e non sono soltanto le città italiane, ma diverse. Ecco, vedete questo graficamente vi dice quali sono i partner all'interno di quel progetto. C'è una allora, lo dico ovviamente per la mia parte, per i giornalisti, c'è una quantità di lavoro spaventosa a disposizione. Non bisogna inventarsi nulla, bisogna fare il proprio lavoro. Questo progetto sul loro Urban Waste permette con un'app, per esempio, per il turista di raccogliere punti con il codice QR e quindi implementare la propria esperienza di turista in un modo che ovviamente va a premiare con una premialità sul comportamento virtuoso da turisti all'interno della città. Che cosa si fa? Ovviamente io sono andata a guardare gli enti coinvolti, sono andata sul sito della Regione Toscana, ho trovato che il progetto è comunicato. Adesso bisognerebbe vedere però quanti media hanno parlato di questo e quanto i cittadini che vedono il codice QR sappiano che quella città e quella regione è all'interno di un progetto che riguarda moltissimi altri stati in Europa e che vede delle città camminare insieme. E c'è tanto ritorno di soldi poi in Italia, cioè bisogna anche sfatare questo mito. Sono ancora in tempo. Allora, l'avete già capito, il tema per quello che mi riguarda è il tema dell'accessibilità. L'accessibilità all'Europa è reale, noi abbiamo un problema di allora, un gap sicuramente linguistico, abbiamo un problema di pigrizia che non sta, diciamo, che sta nel non voler cercare le fonti che sono assolutamente trasparenti, Rosy lo diceva, e ci permettono di poter verificare tutto quello che noi vogliamo. Rispetto a questo, a me, diciamo, sul mio tema mi è venuta in mente c'è un tweet che l'Europarlamento ha lanciato ovviamente il 9 maggio richiamando Schuman. Lui diceva: l'Europa non è stata fatta, abbiamo avuto la guerra, l'Europa non si farà in una sola volta né in una costruzione generale, cioè un impianto monolitico, si farà attraverso conseguimenti concreti. Horizon 2020 è una somma, è un insieme continuo di conseguimenti concreti. Perché concreti? Perché voi li vedete nelle vostre città. Io vi invito a digitare Cordis Data Lab, cercare che cosa c'è intorno ai vostri territori, e voi vedrete l'Europa, che non è il palazzo di Strasburgo certamente, non è Bruxelles, perché noi non abbiamo palazzi di questo tipo in Italia, ma l'Europa è nelle nostre città. Grazie. Bene, prima di fare la pausa a caffè, ascoltiamo
questo video, che su quello che diceva Roberta, è molto molto indicativo e sintomatico. Di chi è? Allora, lei è un po' è la persona che ha inventato l'Erasmus. Ovviamente io non ho parlato di Erasmus perché è un po' nell'esperienza di tutti e la conosciamo, però andare alle radici e capire quanto lavoro è costato una vita, questo è il senso. L'idea mi è venuta da un'arrabbiatura, una solenne arrabbiatura. Io ero studentessa di giurisprudenza al quarto anno della Università degli Studi di Roma. Avevo avuto questa prestigiosa borsa di studio Fulbright. Avevo studiato per un intero anno accademico alla Columbia University di New York. Vado all'ufficio studenti, mi metto in coda, dico all'impiegato che siccome avevo studiato per un anno alla Columbia University, conseguendovi il titolo di master in diritto comparato, che per piacere mi riconoscessero il master come equivalente dei 3 esami universitari che ancora mi mancavano per conseguire la laurea in giurisprudenza a Roma, così io avrei fatto la tesi e mi sarei subito laureata. Mi ha fatto una solenne ramanzina a base di «Ma cosa crede, signorina? Lei se ne va a divertirsi, lei se ne va a spasso per il mondo» e poi, così puntando il dito, «E poi noi dovremmo darle una laurea, ma faccia il piacere!» Io mi sono trovata giovanissima ad essere niente meno che il consulente scientifico per le relazioni internazionali dell'associazione fra i rettori di tutte le università italiane. E questo non è che mi desse un potere, però mi dava i contatti. Dunque, il primo principio che ha informato la mia azione è stato democratizzare gli studi universitari. Il secondo principio è stato promuovere la pace nel mondo. Perché questi contatti di giovani persone in un ambiente universitario diverso dal proprio promuovono la comprensione fra le persone. Quindi la comprensione fra i popoli, la comprensione fra le culture e quindi la pace. L'Erasmus, non bisogna mai dimenticarlo, non è prioritariamente uno studio, è un'esperienza complessiva e composta da tanti fattori e che non produce soltanto delle acquisizioni teoriche o intellettuali, no, cambia proprio la personalità, sviluppa il pensiero critico, sviluppa il modo di guardare al nostro prossimo. L'erasmiano non giudica. Tutte queste caratteristiche facilitano anche la carriera professionale, ma prima di tutto facilitano la vita di chi è stato in Erasmus. Dagli insegnamenti che fanno crescere attraverso fatti
non attraverso o le parole parlate di una lezione o le parole scritte di un libro. Anche una disorganizzazione è occasione di apprendimento. Ci sarà stato qualcuno che è andato in Erasmus, non è stato soddisfatto e direbbe: ah no, non lo rifarei. Seppure c'è, non è mai venuto a parlare con me. Beh, sicuramente vorrei andare in Erasmus, questo è poco ma sicuro. Però aggiungerei anche: però purché mi ci mandiate, vado in qualunque posto.